Proseguono gli incontri del Vescovo Pierantonio con le comunità diocesane. Domenica 25 aprile, Monsignor Tremolada ha presieduto la Santa Messa per la zona pastorale 17esima dell'Alto Garda. Nelle domeniche, mi reco nelle varie zone pastorali. Di volta in volta si sceglie una parrocchia dove celebrare, senza nessuna ragione particolare, proprio nel cammino ordinario. E a me piace fare questo perché è bello incontrare le comunità in qualche occasione, che so, una festa patronale, oppure, ma è anche bello incontrarle nel cammino che si compie nella normalità. Il parroco Don Giuseppe Mattanza spiega cosa significa essere comunità nell'Alto Garda e come si prepara la parrocchia in una località turistica nel periodo estivo. Ci siamo preparati all'incontro e alla visita del Vescovo in modo molto classico, che è la preghiera innanzitutto, e abbiamo affidato la visita del Vescovo a San Giuseppe in questo anno a lui dedicato. Abbiamo pregato che sia un momento nel quale possiamo rinsaldare anche i legami dal punto di vista della fede, ma anche dal punto di vista umano, che questa pandemia purtroppo ha contribuito a rendere sempre più difficili, in alcuni casi dolorosi. Siamo un piccolo paese, siamo ai confini della diocesi, c'è una realtà però molto viva dal punto di vista anche della comunità. La comunità sente molto il legame anche con il Vescovo, con la diocesi. Oggi ovviamente è a Tignale, ma porta anche il saluto a tutta la comunità, alla zona pastorale, alla nostra zona che è la 17esima, sotto la protezione della Madonna di Montecastello. Per cui era una visita attesa e desiderata, anche perché la parola del Vescovo, crediamo senz'altro, sarà un incoraggiamento e un modo per poter andare avanti in questi tempi anche così difficili.